Allora, questo è un gioco che si fa con tre palline e una tazza. La tazza è antica tanto quanto il gioco, una tazza medievale. No, vabbè, dai, insomma, una tazza normale, una tazza di porcellana. Il gioco è antico però, perché boh, ho cercato una tazza medievale, ma ce ne sono poche e costano davvero tanto, e coi tempi di crisi, insomma, non è l'ideale spendere soldi. Comunque il gioco funziona lo stesso. Come funziona? Si prende una pallina, la si mette qui nella mano. E la pallina viaggia all'interno della tazza. La stessa cosa funziona con tutte le palline. Se io prendo la seconda pallina così e la metto all'interno della mano, viaggia all'interno della tazza. La stessa cosa funziona anche con la terza pallina. La prendo, la metto all'interno della mano, la pallina viaggia all'interno della tazza. Però un momento, perché ancora non è arrivata. Cosa succede? La pallina viaggia fino ad arrivare qui. Viaggia così, viaggia per tutta la maglia fino ad arrivare all'altro braccio e poi arriva all'interno della tazza. E quindi questo è il gioco delle tre palline e della tazza.